Ci occupiamo adesso di una serie di aggravanti che si applicano a buona parte dei delitti, in fondo, di frode processuale in senso lato, che abbiamo visto fino adesso. Infatti abbiamo visto, per esempio, la falsa testimonianza. La falsa testimonianza, il delitto c'è già quando si faccia la falsa testimonianza. Non c'è bisogno che poi, essendo in un procedimento penale, il soggetto sia stato anche condannato. Basta l'esistenza della falsa testimonianza che il delitto c'è. Però non può essere indifferente il fatto che poi l'innocente, grazie alla falsa testimonianza, sia poi stato condannato. E può essere anche delle false dichiarazioni al pubblico ministero, o al difensore, o false perizie e così via. Insomma, in tutte queste ipotesi può accadere che non solo il delitto già si è consumato perché è un delitto di pericolo, ma poi da queste attività ingannatorie in senso lato derivi pure la condanna di un innocente. E allora per tutte queste ipotesi sono state previste un aggravante, delle aggravanti, che sono state tutte quante raggruppate nell'articolo 375 del codice penale, che è proprio rubricato circostanze aggravanti. Nei casi previsti dall'articolo 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374, la pena della reclusione è da 3 a 8 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a 5 anni. È della reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna superiore a 5 anni ed è della reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Quindi abbiamo capito, in tutti i casi che abbiamo visto, se abbiamo una condanna effettiva di un innocente a pene sempre maggiori per arrivare fino all'ergastolo, allora ci sarà un aggravante per chi ha commesso questi specifici reati, che, come vi ho già detto, essendo reati di pericolo, già si perfezionano per il semplice fatto di averli fatti. Quali sono queste ipotesi in cui si applica l'aggravante? Il codice parla dell'articolo 371 bis, 371 ter, 372, 373 e 374. 371 bis sono le false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte Penale Internazionale. 371 ter sono le false dichiarazioni al difensore. 372 è la falsa testimonianza. 373 falsa perizia o interpretazione. 374 la frode processuale. Quindi, avendo capito quali sono gli articoli che beneficiano, per così dire, di questa aggravante, false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte Penale Internazionale, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia e interpretazione o frode processuale, possiamo rileggere un'altra volta l'articolo 375. Nei casi previsti dagli articoli che abbiamo visto, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a 5 anni. Della reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna superiore a 5 anni e della reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Quindi, se un tizio, soggetto attivo di un reato di falsa testimonianza, evidentemente in sede penale, grazie alla sua falsa testimonianza, l'innocente viene addirittura condannato all'ergastolo, avrà l'aggravante della pena e quindi avrà in realtà la pena da 6 a 20 anni per il delitto di falsa testimonianza, perché ha raggiunto il suo scopo nella misura migliore per chi ha commesso il reato da questo punto di vista. Benissimo, allora queste aggravanti per questi delitti, a quali condizioni si applicano? Beh, prima di tutto si parla di sentenza di condanna nei confronti dell'innocente. Condanna, quindi, ci deve essere una condanna però che sia passata in giudicato affinché si possa applicare questo tipo di aggravante. Seconda cosa, la condanna deve appunto riguardare l'innocente. La terza cosa, importantissima pure per l'applicazione dell'aggravante, è che ci sia un rapporto proprio di causa-effetto fra la realizzazione dei delitti che abbiamo visto e le pene, le condanne che sono state subite dall'innocente. Perché mancando questo rapporto di causa-effetto, evidentemente l'aggravante di cui stiamo parlando, a meglio, le aggravanti di cui stiamo parlando non potranno essere applicate.